Luca Di Grassi, come racconti questa gara? E dopo c'è una domandina particolare per te. La gara è stata bene, è partito ottavo, è arrivato terzo. Fatto una buona strategia, diversa dagli altri piloti. Perso un po' il tempo, perso un po' come si parla, l'energia per fare il sorpasso nell'engine Eric Verne. Ma e dopo il safety car, anche ha costato un po' il tempo, ma penso che per il campionato è stato bene per arrivare a Londra nella leaderance. Hai fatto un giro in, uno o due giri in più, un giro in più prima del cambio macchina, quindi vuol dire che avevi più energia alla fine. Conoscendo Luca Di Grassi, ho immaginato che alla fine avrebbe dato una zampata a un posto più in alto. Era così, l'avevi pensato anche te? Sì, sì, se non hai il safety car arriviamo secondo, penso, facile. Hai detto giustamente in conferenza stampa, molto sportivamente, che non ti piacciono gli ordini di squadra, è così? Sì, non mi piacciono gli ordini di squadra. Io vorrebbe che tutti il team hanno la stessa testa, che la stessa idea che io, però non è così. Io Daniel ha fatto una bella gara, è arrivato secondo per il suo merito. Non mi piace cambiare questo per un risultato che non è reale. Adesso la grande sfida delle 24 ore di Le Mans. Sì, sì, questo è importante, questa è la prossima gara che sta nella mia testa. E ti auguro un risultato come quello di Spa. Sì, sì. Anche te, immagino. Sì. Se va così va bene. Ciao, grazie. Grazie.